Signori, buongiorno. È con vero piacere che porto il saluto del sindaco di Milano, dottor Gabriele Albertini, e della Giunta a questo convegno, perché ancora una volta vede Milano protagonista dell'innovazione e anche di quegli aspetti di innovazione che da un lato portano beneficio ai cittadini, beneficio alle imprese, e dall'altro lato portano opportunità di sviluppo di mercato. Chi vi parla è particolarmente lieto di aprire un convegno come saluto dell'autorità, però in questo momento permettetemi di togliere, perché ormai i saluti istituzionali li ho fatti, permettetemi di togliere il cappello di assessore e di mettermi il cappello di professore universitario che 30 anni fa cominciò la sua carriera universitaria facendo proprio ricerche nel settore della sicurezza dei dati e dei sistemi informativi. Era il 75 più o meno, e parlare di sicurezza in quei momenti in cui tutte le imprese, la pubblica amministrazione un po' meno, ma tutte le imprese, le banche, erano impegnate in forti interventi di automazione, di informatizzazione, parlare di sicurezza come il problema dell'informatizzazione, perché, come tutti sapete, poi magari ci approfondiamo qualcosa, sembrava una cosa contro l'informatizzazione. E invece questi 30 anni ci hanno insegnato che la sicurezza non è qualcosa contro, la sicurezza non è impedire, la sicurezza è, come qualcuno dice, abilitare. Ebbene, 30 anni fa abbiamo cominciato queste ricerche, lo sviluppo di questi 30 anni ci ha dato ragione. Ci ha dato ragione perché l'informatizzazione è diventata una cosa che ha riguardato tutti i settori. La sicurezza è diventata una componente essenziale del successo dell'informatizzazione. Questo convegno oggi credo che voglia fare proprio, come diranno gli organizzatori, il punto sulla situazione, ma soprattutto aprire prospettive di mercato, e noi tutti sappiamo quanto è importante lo sviluppo di aziende, lo sviluppo del mercato in questo settore. Naturalmente, detto questo, tutti si aspettano che oltre alle aziende anche la pubblica amministrazione faccia la sua parte. Ecco, la pubblica amministrazione sulla sicurezza, almeno in Italia, si è svegliata un po' dopo, però si è svegliata. Io credo che questo governo, con un ministero dedicato e un ministro dedicato all'innovazione tecnologica, ha posto molto bene le basi perché proprio la sicurezza diventi uno degli aspetti fondamentali dell'innovazione. Guardate che fino a 5, 6, 7 anni fa, quando si andava nei convegni o nei congressi o nelle commissioni internazionali europee che parlavano di sicurezza, l'Italia o era assente o era malissimo rappresentata. L'Italia è stata per la maggior parte del tempo assente quando si facevano gli standard di sicurezza a livello europeo. I famosi standard ITSEC e quant'altro sono stati decisi con l'Italia praticamente non presente. Oggi questo non accade più, l'Italia è presente negli organismi europei, l'Italia è presente con i suoi organismi a livello del governo italiano, appositamente dedicata alla sicurezza, non vi faccio l'elenco, lo conoscete bene, quelli che sono sia le direttive, sia, tra l'altro onorevole Palmieri vi dirà questo che a livello governativo si sta facendo, sia le direttive sulla sicurezza che il ministro dell'innovazione tecnologica Lucio Stanca da un lato propugna, dall'altro lato emana, dall'altro lato supporta. Questa è la realtà, e per tornare a Milano, il Comune di Milano anche non è assente.